Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vedete alle mie spalle un macello perché sto cominciando questo video in tardissimo pomeriggio. Oggi sono stato impegnato tutta la giornata e quindi ho cominciato adesso. Infatti mi sono portato un po' avanti per quanto riguarda alcune preparazioni. Sto facendo un po' di meal prep per i giorni a venire. Preferisco farlo intorno a questo orario dove almeno fa un po' più fresco. Non so da voi, ma qui fa davvero tanto 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 caldo. Già ho preparato l'impasto della pizza, 400 g di farina con il Bimby ed è già fuori al terrazzo perché la sto facendo andare a lievitare lì in quanto la mangeremo stasera e quindi ho bisogno di una lievitazione un po' più veloce. Lì fuori, chiudendo le vetrate, si sente davvero una cappa di calore fortissima che diminuirà i tempi di lievitazione. Ho già avviato un po' di cottura dei fagioli. Infatti qui ho la mia Instant Pot che sto andando a lavare, c'è anche l'altro boccale del Bimby qui dentro. Perché con l'Instant Pot ho cotto tanti tanti fagioli che sono andato a scolare. Ho fatto una bella cottura di fagioli. Sapete che io acquisto poco i fagioli in scatola, i fagioli in barattolo, anche perché vado a risparmiare prendendo quelli secchi, li ho messi già a bagno ieri sera e adesso me li vado a preparare. Infatti già ho congelati alcuni all'interno dei contenitori di IKEA e questi invece che mi avanzano li voglio andare a trasformare in alcuni burger di fagioli per andarli anche questi a congelare. Li andrò a fare con poche verdure, quelle che avevo in frigo per dargli un po' più di sapore, ovvero già ho lavato delle carote, quattro carotine piccoline così, tre spicchi d'aglio, due cipollotti piccolini e poi un bel mazzettone di sedano. Questo sedano è molto profumato e darà proprio il sapore molto più forte ai burger o polpette, adesso devo decidere. Andrò a tritare tutte le verdure adesso nel Bimby, le metto così come sono perché non mi va, dopo aver lavato tutto, di andare a tagliare ancora di più a pezzi più piccoli, tanto il Bimby riuscirà a tagliare sicuro tutto. Vado a mettere tutto all'interno del Bimby, nel boccale e poi vado a tritare. Così faccio un soffrittino con queste verdure. Ok, accendi tre cucine, accendi una cucina. Allora vado a mettere la funzione tritare perché trito un po' grossolanamente, faccio tutto in diretta con voi, ovvero non in diretta. Tra l'altro mi avete seguito l'altra sera in una bellissima diretta fatta all'improvviso che mi piace molto di più perché almeno interagisco e non parlo da solo ogni volta. Allora, le verdure sono tutte quante tritate, non so se si riesce a vedere perché voglio andare a soffriggere un po' tutte queste verdure con 3-4 giri d'olio per andare a insaporire poi i nostri burger. Vado a prendere la spatolina, venite con me e poi vado a mettere tutto sul fondo. Tra l'altro, oltre alle verdure, andrò a mettere sicuramente per addensare un po' i nostri burger dell'avena, se necessita forse anche del pan grattato, ma spero di no perché vorrei farli senza glutine, e poi alcune spezie. Ora faccio andare almeno 5 minuti le nostre verdure, 120 gradi, velocità 1. Ci vediamo tra poco. Allora intanto vado a posare l'Instant Pot, così mi porto avanti in questi 5 minuti. Cosa si può fare in 5 minuti? Tanto, tanto. Sicuramente potete già riordinarvi la vostra cucina. Ho fatto già una pulizia con il lavaggio del Bimby perché c'è la funzione del lavaggio che tra l'altro è dedicata all'impasto, ma dovete sempre andarlo a lavare voi, anche perché pure se il Bimby va a lavare scaldando l'acqua, eccetera, eccetera, però non leva mai totalmente l'impasto della pizza. Anzi, per voi che avete il Bimby, fatemi sapere se riuscite solo con il lavaggio automatico. Ovviamente, visto che è acqua saponata con del sapone dentro, con detergente per i piatti dentro, dovete sempre andarlo a sciacquare perché molti buttano l'acqua con il detergente, una cosa che pensavo fosse scontata, ed utilizzano il Bimby per altre preparazioni. Io vi consiglio ovviamente di sciacquare bene bene. Rimane ancora un minutino e poi dopo aggiungiamo i fagioli. Ok, allora le nostre verdure sono
cotte, non tantissimo. Per andare a insaporire adesso andiamo a mettere un po' di spezie, tra cui sicuramente altro aglio in polvere, perché i fagioli devono essere insaporiti ben bene, altrimenti non sanno di nulla sia i fagioli sia l'avena. Metto tante spezie e tanti sapori un po' più forti, onde evitare di caricare di sale. Infatti andrò a mettere solo del miso, voi ovviamente potete mettere del sale, e poi l'avena. Anche se in estate un po' di sale in più ce lo possiamo permettere, però se non bevete tanto non vi conviene andare a salare di più. Una bella manciata di pepe, sarebbe bene secondo me della noce moscata, giusto un pizzichino, proprio un pizzichino. E mi piace mettere con i fagioli anche dei semi di finocchio, perché ho di anice, metterò anice o finocchio, metto anice, dai, metto dell'anice perché ho anice e finocchio insieme, quasi quasi metto sia anice, un po' di semini che vi aiutano a digerire, a far fare meno aria al vostro pancino, e poi anche qualche seme di finocchio. La tento con voi, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Se non vi piace sentirli in bocca, dovete andarli a tritare prima, a polverizzarli e poi inserirli nella preparazione. Andiamo a mettere tutti questi fagioli, che in realtà non so quanti ne sono. Sarebbe bene anche del concentrato di pomodoro, molto spesso vedete che lo utilizzo all'interno dei miei burger, o del pomodoro, pomodori secchi. A mezzo chilo, 600 grammi di fagioli. Ho trasferito l'impasto all'interno di questa ciotola di vetro, lo faccio raffreddare e aggiungo a mano per dargli una consistenza dei fiocchi d'avena. Poi lascerò raffreddare totalmente, voi fatelo raffreddare bene e poi aggiungete dei fiocchi d'avena, del pan grattato e i condimenti vari, tipo altro sale o altro pepe o se mancano delle spezie. Allora adesso vado a mescolare tutto quanto l'impasto e lascio riposare in frigo. Importante che i fiocchi d'avena vanno ad assorbire bene tutti quanti i liquidi. Per dare sapidità ho aggiunto questo miso di riso e fagioli borlotti, ottimo perché si sposa bene appunto con i fagioli. Eccole qui pronte per andare in forno. Ho messo un giro d'olio su tutte le polpettine, potete ovviamente anche impanarle nel pane grattugiato prima di metterle in forno, o se non volete una cosa vegan, pane grattugiato e parmigiano reggiano. Adesso vanno in forno a 180 gradi per 25-30 minuti fino a doratura, fino a quando non sono belle compatte. Ovviamente prima di mangiarle fatele raffreddare, altrimenti saranno sempre troppo morbide. Io adesso aspetto ancora un'altra mezz'ora, il tempo che lievita bene l'impasto della pizza. Vado a ottimizzare il forno, così una volta che ho finito di cuocere queste inserisco la pizza. Ecco i mini burger pronti e stanno raffreddando, hanno cotto circa 30 minuti, gli ultimi 10 minuti li ho messi a 200 gradi per farli raffreddere, infatti si sono solidificati. Poi qui c'è la prima pizza che è uscita, ho messo già della rucola, dei pomodorini e adesso aggiungerò anche del prosciutto. Eccoci qui. Allora, è arrivata la spesa online di frutta e verdura, quella che faccio sempre biologica da tenuta friggenti stavolta. Ho preso una piantina di basilico sperando di poterla piantare e farla reggere. Non si può sentire che in mansarda, quando avevo la mansarda e vivevo senza un balcone, riuscivo a far mantenere a durare di più le piante di basilico. Invece stavolta non riesco, nonostante abbia balconi a non finire. Questo è un basilico genovese, ha un profumo diverso da quello dal nostro. Poi ovviamente quando fate la spesa da tenuta friggenti vi danno anche un po' di prezzemolo, un bel mazzetto di prezzemolo che ad altre parti pago, invece loro lo danno gratis, non è una cosa scontata. La stessa cosa anche per questo mazzettone di basilico, diverso da quello lì. Questo è un basilico delle mie zone che ha un profumo molto molto più forte, più intenso, classico basilico che da utilizzare per le pizze. Ho preso anche dei fiori di zucca, fiori di zucchine, queste qui, da fare pastellati o da fare con la pasta, buonissimi tra l'altro. Poi ho preso delle percoche, queste qui che io amo, proprio le straamo. Durante questo periodo ne mangio tante, soprattutto se sono buone
e profumate, queste profumano tantissimo, penso saranno circa 2 kg. Poi ho preso anche delle prugne, non mi ricordo come si chiamano, comunque 2 vaschette di queste prugne qui, molto molto mature, mi sa che queste devono essere consumate subito. Le uova che metto subito in frigo. In questa spesa non ho preso nessuna verdura a foglia, perché veramente ragazzi sono stanco di andare a lavare foglia per foglia, quindi ho preso melanzane, tante melanzane, non so quante ne sono, zucchine con fiore, queste qui tra l'altro le devo consumare, devo consumare anche i fiori, poi dei peperoncini, questi qui, e poi tanti peperoni. Finalmente è la stagione mia preferita delle verdure che mi piacciono di più, sostanzialmente melanzane, zucchine e peperoni. Io non le prendo quasi mai queste verdure qui, tipo zucchine, melanzane e peperoni, durante l'anno, perché non sono di stagione, può capitare raramente, ma davvero è raro che prenda della verdura della frutta non di stagione. Ho preso anche questi pomodorini gialli, ottimi su una pizza, veramente ottimi, oppure per fare un sughettino con delle alici, dell'aglio, ottimi. Adesso metto tutto quanto a posto e ci vediamo dopo. No, ma dico, io lo dico sempre ogni volta, ma guardate che meraviglia la frutta, la verdura, che colori bellissimi, davvero bellissimi, gioielli, sono dei gioielli. Oggi mi è arrivato anche da pochissimi minuti, infatti è qui davanti alla mia porta, il pacco che contiene le luci che ho preso, quelle solari per la balconata. Non so se vi ricordate, avete visto sicuramente se mi seguite sia su Instagram, forse su Instagram ho fatto più storie in cui vedevate tutti questi faretti solari che ho messo nella parte frontale, all'interno di quei vasi grandi con il lauro ceraso all'interno, nella parte frontale della terrazza. Ho fatto praticamente tutta la parte frontale e un po' dello spigolo laterale sulla sinistra delle piante. Ho messo tutti questi faretti solari con questo, praticamente sono 3 faretti solari con i quali mi trovo benissimo. Li avete comprati veramente in tanti, come si suol dire, infatti l'azienda dovrebbe assolutamente pagarmi. Vi dico che secondo me è stato l'articolo più venduto attraverso il mio canale, attraverso i miei consigli, perché davvero fanno molta atmosfera, hanno varie modalità di luce, luce calda, luce fredda, e poi sono davvero molto belle e anche abbastanza luminose. Lascio comunque sotto sempre il link, e visto che c'è stato il Prime Day ne ho approfittato del prezzo molto basso, in quanto costavano intorno ai 40 euro. In realtà la prima volta le ho comprate intorno ai 31 euro, poi sono ribassate, anzi no, poi sono aumentate di nuovo e con un'offerta le ho pagate a 32 euro. Adesso erano intorno ai 40 euro già da un bel po' di tempo. Io avevo sempre intenzione di comprare altre luci quando ci sarebbe stata poi una bella offerta, un'offerta molto vantaggiosa. Ho aspettato per questa offerta più di 1 anno e mezzo, in quanto a volte abbassavano di prezzo ma mai quanto questo periodo del Prime Day. Infatti le ho pagate intorno ai 28 euro, ne ho prese 7, perché ho intenzione proprio di metterle in tutte le piante, quasi tutte le piante della balconata. Tutta questa balconata qui la voglio fare identica a quella, anche perché d'estate e soprattutto quando stiamo un po' più fuori, o anche in inverno perché no, nel periodo natalizio, voglio illuminare tutta questa parte qui a costo zero. Mi sto orientando sempre di più verso questi acquisti che alla lunga mi fanno risparmiare sull'energia elettrica, eccetera eccetera. Come avete visto mi sto facendo anche lo yogurt fatto in casa, sto cercando di risparmiare facendo un po' più fatica in casa, facendo cose, però effettivamente alla fine di 2 mesi, perché ho fatto un prospetto economico per 2 mesi, e è vero che all'inizio sembra che il latte nobile, latte biologico eccetera costano di più, però facendo una somma di quello che vado a spendere per farmelo, lo yogurt o ad esempio il pane, sicuramente vado a risparmiare molto rispetto ad acquistare un pane o uno yogurt di sicuro non buoni e non di qualità come quelli che faccio in casa. Ma non perché le cose fatte in casa sono per forza di qualità perché ve le fate voi, ma semplicemente perché se scegliete dei prodotti, degli ingredienti buoni all'origine, sicuramente i vostri prodotti saranno migliori e anche più
più salutari, tra virgolette. Ovvio che se andate ad utilizzare ad esempio zuccheri, farine bianche eccetera, a questo punto vi conviene andare a prendere le classiche merendine al supermercato o al discount. Ma se volete farvi qualcosa di più salutare, che comunque vi faccia anche risparmiare nel lungo periodo, perché se mangiamo bene dovremmo in teoria anche risparmiare sulla nostra salute, eccetera eccetera, ecco perché sto cercando sempre di più di orientarmi, un po' come facevo anni fa, verso questa direzione, sperando di farcela, anche perché non si ha sempre voglia, parliamoci chiaro, di mettersi lì in cucina a fare, ed è quello che penalizza, ma me lo voglio imporre, tra virgolette, oppure cercare di farlo con di prendere praticamente un'abitudine a farlo, così diventa un mio momento della giornata al quale non posso rinunciare, come ad esempio fare il letto. Quindi se diventa un'abitudine, magari non fate chili e chili di yogurt, all'inizio ne fate giusto un chilo come faccio io, e riuscite così a risparmiare e a mangiare bene. Io, come vedete, ho fatto un po' di pulizia, infatti qui c'è la mia lavapavimenti, qui il purificatore d'aria che sto utilizzando un po' come ventilatore, già vi ho fatto vedere in vari altri video. Questo è il purificatore d'aria che mi ha mandato l'azienda GIA del GIA Fjord Pro, ragazzi, è fantastico, soprattutto nella camera da letto la sera lo vado a mettere e crea quel venticello, perché in realtà non è un ventilatore, però immettendo l'aria fredda, cioè scusatemi, l'aria purificata alla massima potenza, sembra proprio come se fosse un mini ventilatore, quindi va a rinfrescare e a purificare l'aria anche dai vari batteri, germi e polveri, quindi super top in questo periodo, visto che io non ho i condizionatori in casa, non ho bisogno di condizionatori in casa, anche perché basta che apro leggermente le finestre, da noi va sempre a rinfrescarsi. Poi questa zona, come sapete, almeno a casa mia, è molto molto ventilata, perché è disposta su una zona un po' più ventilata della città, e quindi almeno sotto questo punto di vista sono coperto. Ho sempre voglia di prendermi una vasca idromassaggio di quelle gonfiabili da mettere qui fuori, perché sarebbe davvero il top. Ci sto sempre pensando, però poi mi risulterebbe scomoda, come vi dico ogni anno, quando magari abbiamo qualcuno a pranzo, perché in realtà dovrei metterla o qui al centro oppure qui, magari in questo lato, spostando al centro il tavolo. Devo verificare un po' le misure, però è una cosa che vorrei fare. Anche se sarebbe un po' scocciante poi diminuire lo spazio per il tavolo, soprattutto quando c'è gente. Se ci sono solo io a casa, io e altre persone, due o tre persone, bene o male sarebbe anche comoda, sarebbe anche rilassante, però per solo questo periodo non lo so. Anche perché da noi l'estate purtroppo dura poco, e quindi non so se è una spesa che sarebbe giusta da fare. Tra l'altro, come vi dico ogni anno, ho sempre intenzione di trasformare questa terrazza, appena avrò la possibilità, se avrò la possibilità, perché ragazzi, ogni volta è sempre difficile fare una spesa in casa, in quanto è aumentato tutto eccetera eccetera, è inutile che vi dico cose, lo sapete meglio di me, soprattutto se volete cimentarvi in qualche piccolo cambiamento di casa. Anche perché ho intenzione di fare un'altra spesa, ovvero quella di andare a cambiare la mia scrivania, quella di IKEA che ho nello studio, non so se ve la ricordate, sarebbe la stessa che ho composto in mansarda, fatta da una cassettiera MALM e un piano sempre IKEA da 2 metri, ovvero questa qui, che adesso è un po' disordinata, abbastanza grande, piena di cose sopra, di lavoro, computer vari eccetera eccetera, perché in realtà in questa zona volevo mettere proprio un letto matrimoniale alto a scrivania dell'azienda Clay. Volevo fare dei preventivi, perché ci sono questi letti sia singoli sia matrimoniali che diventano, cioè che sono librerie o addirittura scrivanie, che poi possono essere aperte e diventano letto, visto che con questi puff di IKEA che sono letto, sì, mi trovo bene, ma non sono super comodi se vengono ospiti per più tempo, visto che ho intenzione di ospitare
alcune persone per più tempo, perché capita e capiterà e voglio farlo capitare. Sto pensando di affrontare questa spesa, ecco perché tutto il resto va un po' in stand-by. Vorrei fare altri preventivi, magari anche valutando altre aziende, però queste in particolare vi faccio vedere qual è il modello che ho scelto io, uno dei modelli. L'unica cosa che non mi piace è che avrei appena si entra questo spessore frontale che non mi piace, una cosa che ho voluto evitare sin dall'inizio. Potrei farlo da quest'altro lato, ma dovrei levare tutta la parete in cartongesso che ho fatto e non mi andrebbe perché io la stramo così com'è, quindi non mi rimane che fare qualcosa qui di fronte alta che però purtroppo si vedrebbe dal lato della porta. L'azienda Clay è una delle aziende che mi piace di più, la seguo da tantissimo tempo, già quando ero in mansarda avevo fatto alcuni preventivi, poi per una questione proprio di budget non sono riuscito a farli, a fare nulla, però ha tante soluzioni, addirittura delle librerie con dei divani anche grandi, poi potete scegliere le finiture sia dei tessuti dei divani, sia le finiture dei vari mobili che andate a scegliere e questi poi diventano letto, soprattutto se avete una casa, un open space, un monolocale, sono davvero un salvavita perché fanno diventare una camera, una zona living, addirittura una camera da letto. E se avete un'altra stanza, tipo uno studio che poi potete adibire a camera per gli ospiti, davvero sono super top, perché quando poi non vi serve più il letto, ritorna di nuovo ad essere o scrivania o ad esempio divano o tavolo. Ci sono tantissime soluzioni, andate a vedere un po' sul sito se avete bisogno di soluzioni di questo tipo, perché davvero è una super top di azienda. Io in realtà quando ho preso questa casa già volevo fare tutta una libreria perché ci sono anche delle librerie molto belle che poi diventano letto matrimoniale, però purtroppo sempre per una questione di budget non sono riuscito a fare una cosa del genere, anche perché siamo a prezzi un po' più alti delle classiche camerette che andate a prendere o classiche soluzioni IKEA. Parliamo di soluzioni che vengono progettate ad hoc e davvero vi risolvono definitivamente dei problemi di spazio anche funzionali, però ahimè come ogni cosa un po' più definitiva ha un costo maggiore, quindi all'inizio volevo fare tutta questa parte qui con questa libreria e un divano e di fronte la classica scrivania, poi visto che il budget che avevo era abbastanza basso ho fatto una soluzione di questo tipo, ovvero ho aggiunto altre librerie a queste che avevo e ho chiuso tutto all'interno del cartongesso anche per dare uno stile diverso un po' più consono all'arredamento di casa. Invece con queste, almeno in questa parte qui, dovrei fare qualcosa di semplice, bianco, tutto quanto qui, bianco alto, per andare a minimamente a richiamare un po' tutti gli altri mobili, perché non ho intenzione di cambiare tutto, ma solo aggiungere questa parte qui. Vedremo un po', appena ho tempo di fare un preventivo da qualche mobilificio, perché, è una cosa a cui sono interessato, però non ho proprio idea di quanto possa costare un'intera parete di questo tipo con scrivania annessa. Vero è che poi andrei a perdere una cassettiera molto grande che è questa della Malm, la parte dove vado a mettere pure la stampante, però bisogna un po' valutare, magari sposterò le cose in altre zone oppure alcuni libri che non utilizzo più, che ho comunque da anni, li andrei a mettere in uno scatolone altrove. E poi qui dentro andrei a mettere le cose che ho nella scrivania, perché non si può poi avere tutto, a meno che loro non hanno anche soluzioni a cassetti da mettere sotto alla scrivania. È da vedere un po'. Vi ho dato un input comunque, ma penso che la conoscete tutti, l'azienda Clay, davvero è super conosciuta in Italia. E basta, io adesso vado a fare un po' di cose e poi ci vediamo. Sono passate circa un'ora e mezza e io sono completamente spiaggiato qui fuori. Ho aperto un po' le vetrate, sto prendendo un po' di fresco. Ragazzi, quest'anno anch'io sto patendo molto il caldo, cosa stranissima, veramente molto strana. Sto facendo andare il robot perché non ho voglia neppure di mettermi a far cose in casa. In realtà dovrei fare tante cose,
ma non sono riuscito, ho fatto proprio il minimo indispensabile, ho spolverato un po', ho fatto un po' i vetri con quello spray della chiaro luce. Tra l'altro mi avete detto, mi avete consigliato che c'è anche la versione quella senza gas, che purtroppo da me non sono riuscito a trovare, ma la tengo sott'occhio, anzi la devo tenere sott'occhio, magari su siti come Amazon e varie, per acquistarla, perché sarebbe veramente il top avere uno spray senza quel gas all'interno così efficace per i vetri. Ad ogni modo, voglio concludere qui questo video anche perché non potrei far altro che parlare e solo parlare. Niente, mi godo adesso un po' il terrazzo, tutte queste piante meravigliose. Noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere un po' oggi che cosa avete fatto. Così sono curioso di sapere, nel momento in cui avete visto questo video, che cosa avete fatto, che cosa state facendo, che cosa farete dopo aver visto questo video. Curiosissimo. Scrivetemelo nei commenti. Ci vediamo al prossimo vlog. E fino ad allora cercate davvero di bere tanto, stare bene e soprattutto eliminare tutti i pensieri negativi. La vita dobbiamo godercela tutta ogni istante. Godetevela.